Una partita del genere si può essere pronti a tutto, vero? Sì, tranquillo, tranquillo. Dopo... E poi tra due giorni ne abbiamo un'altra, quindi sì. altre emozioni in arrivo. Diciamo che se posso dire una, una cosa, appunto, ho visto un grande centrocampo attacco dell'Inter. Ho visto una difesa un po' ballerina. Sinceramente, molto ballerina, molto ballerina. Beh, onestamente, evidentemente, mancava De Vrij per squalifica, quindi evidentemente lui è una parte importante della difesa. Eh, evidentemente un'altra parte importante dell'ultimo periodo post lockdown Godini è andato a Cagliari eh, abbiamo giocato con Bastoni Centrale che ha 19 anni e con due terzini adattati uno era Kolarov e uno è D'Ambrosio quindi eh, lì è un qualcosa sul quale bisogna lavorare perché se no diventa poi difficile tenere e diventare ancora la, la miglior difesa come l'anno scorso no? è difficile quindi bisogna intervenire ecco una parte del campo che Effettivamente non è all'altezza dell'Inter dal centrocampo in su. Sicuro, chiaro. chiaro. Allora, questo è l'episodio 7 dell'Angolo del Pallone. Io sono il viola canadese. Come persone sanno, vivo in Canada. Sono tifoso della Fiorentina Toscano. Vivo in Canada e oggi ho un ospite molto speciale. Daniele, grazie per essere qui. Appunto, in grazie. Arte, Prince Nerazzurro. Perfetto, Benvenuto. siamo noi. No, grazie a te, grazie dell'invito, grazie mille. Grazie mille per, per, per averlo accettato questo invito e calza proprio a puntino dopo una partita molto combattuta e sofferta come quella di domenica, inter Fiorentina. Sì, sì, no, beh, eh, allora, non pensavo di vivere un'emozione così forte subito alla, alla, prima, alla prima partita di campionato, però è stato un bello spot per il calcio. Eh, quindi due squadre che volevano vincere tutte e due e l'Inter ci ha provato fino all'ultimo mettendo dentro tutte le sue risorse, eh, cosa che gli è mancato l'anno scorso perché la panchina era evidentemente corta. Io ho applaudito e per chi ha visto la mia live durante, durante la partita insieme a Giano ci siamo alzati e abbiamo applaudito la Fiorentina e Riberi. Perché hanno, hanno portato a San Siro un grande spettacolo, soprattutto Riberia, 37 anni, ci ha fatto realmente impazzire e ha disegnato calcio. Quindi, uno spot per il calcio italiano, un po' in tutto il mondo. No? Visto che, sai, il calcio italiano non è sicuramente la Premier, non è sicuramente la Liga, però, questo è stato veramente un grande spot per il calcio. Insomma, dai, sono felice, dai. Tanto, oltre a Riberia, abbiamo visto tanti campioni in campo che non si vedevano da tempo: appunto, Vidal. Appunto, anche se penso solo a Vidal Eriksen sono campioni che fino a tre o quattro anni fa, a parte Ronaldo, in Italia non ci sarebbero mai venuti, appunto. Sì, ma eh, guarda, sì, eh, io ho visto anche: a, a parte, diciamo così, la squadra dell'Inter che evidentemente annovara giocatori. Tu, guarda, chi è entrato nel secondo tempo, tra eh, Vidal Sensi, è entrato Achimi Che ha, ha spaccato la, la partita, è entrato Sanchez. Eh, insomma. Eh, un buon, una, una buona Inter, un'ottima Fiorentina. E io, avevo, prima che tu mi, mi chiamassi per fare questo collegamento, eh, nei miei video dicevo che la Fiorentina, secondo me, era la squadra a rivelazione perché è stata costruita bene. Eh, anche un centrocampo, un centrocampo di qualità. Hai Amrabat, hai Castrovilli, insomma, hai giocatori. È arrivato Buonaventura che ti porta a qualità e tecnica. È una squadra forte. Adesso vediamo, Chiesa, se rimarrà con voi o no. Ma mi sembra una squadra veramente di qualità. La Fiorentina. No, parecchi, parecchi, parecchi tifosi, parecchi diciamo, critici, cri, scusa il gioco di parole, criticano eh, Iachini, però io non mi sento di fare una critica altissima a Iachini, sì non è un allenatore da, da Europa, non lo è mai stato per ora, però mi sembra che, che come gioco la Fiorentina sia stato dato, poi che possa aver sbagliato un cambio durante la partita sì ci può stare, quello purtroppo gli eroi lo fanno anche grandi allenatori a volte, quindi lo può fare anche Iachini che non è annoverato tra i grandi allenatori però mi sembra che, che il gioco che l'atteggiamento ci sia che Iachini abbia fatto un discreto lavoro per ora ma sai eh, questo vale per Iachini ma vale per Conte vale per tutti gli allenatori la differenza poi la fanno i giocatori in campo eh, allora all'88esimo eh, sul 3-2 se Vlaovic avesse messo dentro quella palla davanti ad Andanovic da solo staremmo parlando di un Iachini intelligente di un Yachini che ha azzeccato i cambi eh, Dujacchini che ha fatto bene a togliere Riberia e Chiesa perché erano stanchi, invece poi è successo quello che è successo: siccome eh, il calcio è questo, no? all'88 si pensa che sia una grande Fiorentina, un grande allenatore. Dopo due minuti, perché è successo tutto in due minuti, grande conte, grande mentalità dell'Inter. Questo è il calcio: eh, cambia l'opinione della gente in un minuto. In realtà, la Fiorentina ha fatto una gran partita. Iachigni ha fatto i cambi e se Vlaucio, ripeto, avesse messo quel pallone, eravamo qua a parlare di una vittoria, magari per 4 2 alla Fiorentina. Quindi certo. basta un attimo per spostare gli equilibri, no? Diciamo che sportivamente dico che, vabbè, l'Inter alla fine ha meritato perché, se, secondo me, se, quando, quando fai gol meriti l'altro gol regolari arbitraggio ottimo, non c'è da recriminare solo delle due parti. Quindi direi l'Inter ha ma se ci fosse stato un pareggio 3-3 nessuno avrebbe avuto da recriminare credo dispiaciuti i tifosi interisti sicuramente come magari siamo, siamo dispiaciuti noi che abbiamo perso ora però eh, il, riminale, il recriminare serve a poco dopo una partita, sinceramente. Sì, no, ma è una recriminazione molto onesta. Nel senso, come hai detto tu, partita corretta, partita senza particolari falli. Ricordo solo un intervento di Barella Soliberi, giustamente punito proprio nei primi cinque minuti 6, al sesto minuto. Ma per il resto è una partita giocata, giocata con voglia e giocata. Oh, ragazzi, partita spettacolare! Io una partita così sembrava di dire la Premier League. Eh, Capovolgimenti di fronte da un momento all'altro, contropiedi, eh, difese un po' ballerine, compresa anche quella della, della, della Ferentina, però davanti ragazzi, avevate voi eh, Lukaku, Lautaro, poi Sanchez, poi Vidal, poi l'Angolan, noi avevamo davanti comunque tre giocatori, Chiesa, Cuamé nel primo tempo, eh, che ci hanno fatto impazzire, Riberino non lo neanche perché è, è un fenomeno, quindi grandissimo grandissimo spot, ripeto. Molto di calcio italiano, alla oh, grande. E senti, lasciando un attimo da parte la partita, posso chiederti come nasce il progetto Prince Nell'Azzurro Azzurro e quando nasce? <coughs> Chiedo scusa. Eh, no, niente, eh, nasce da poco, nel senso che io già portavo questi contenuti solamente su un, su un social che era Facebook, eh, poi piano piano la gente mi chiedeva eh, di, comunque di, di cercare di allargare questa mia voglia di, di parlare di Inter, di portare dei contenuti anche su altri social, quindi... Eh, come vedi anche alle mie spalle, no? è subentrato anche, anche Instagram, è subentrato anche, anche YouTube, collaborazioni con YouTube, collaborazioni con una piccola parte dell'Inter, insomma, ehm, diciamo che si è allargato un po' il giro e mi ha fatto piacere vedere poi persone anche come te, che come vedi da, dal niente nascono poi delle collaborazioni e quindi da lì è nato il progetto Prince Nero Azzurro, che poi in realtà sono, sono io, mi chiamo Daniele, ma diciamo per, per gli amici sportivi Prince Nero Azzurro. Eh. Quindi nasci come blogger, diciamo. Sì, nasco con, come blogger, com, come opinionista, con la voglia di portare la mia opinione e le mie idee al confronto con gli altri. Quindi è solo una voglia di confrontarmi con tutti. Quindi da, dall'interista, perché è, è il mio tifoso, è la mia squadra, e poi con la voglia di confrontarmi come tu mi segui. Vedi, io porto anche nei miei nelle mie live eh, la, eh, laziali eh, tifosi della Fiorentina, della Roma, del Napoli, della Juve, del Milan. Quindi il bello è il confrontarsi. Quindi certo. diciamo, mi piace confrontarmi ecco, con gli altri. No, ma sai, finché il confronto è fatto appunto correttamente, sportivamente, è una bellissima cosa. L'importante è che non si certo. scada nello offensivo, ma ho visto come nell'ultima live che hai fatto eh, con eh, lo Zoccolo Duro, con Beppe Bianconero. Insomma, è stata una live do, molto sportiva dove avete tutti parlato della propria, la vostra opinione sul caso Suarez, eh, senza senza, diciamo, scornarsi, tra virgolette, e quindi sì. è stata una bella live, molto corretta, molto sportiva, che, che a me personalmente è piaciuta. No, mi ha fatto piacere, guarda, eravamo quasi 800 persone in live, quindi comunque vedi, porti un contenuto che comunque tiene attaccato, diciamo, al tubo, no? eh, In quel momento tante persone, eh, le faccio che con Asso, arriviamo fino a 1200-1300 persone, quindi vuol dire che quello che porti lo porti in maniera corretta, in maniera trasversale e chi ha voglia di, di, di confrontarsi eh, in maniera corretta, intelligente, pur non essendo d'accordo su alcuni concetti, perché ci sta, il disaccordo ci sta, ma un disaccordo onesto, costruttivo. E quindi eh, porti anche questo contenuto un po' a tutti i tifosi, no? Quindi è bello così. Molto, tra io ho un aneddoto sull'Inter che eh? Eh, per me è una squadra comunque molto simpatica perché uno dei miei migliori amici, Andrea è un tifoso è fiorentino ma un grande tifoso dell'Inter prima che mi, che mi spostassi in Canada ormai si parla di dieci anni fa è, è abitavo ancora in Italia lui è grande tifoso dell'Inter andiamo a vedere la partita la finale di Champions League contro il Bayern in centro a Milano al Maxi Schermo wow. io ho accettato perché ero un grande sono prima di tutto un grande appassionato di Mourinho per me Mourinho è uno degli allenatori se non l'allenatore più forte di tutti e poi uno dei miei, dei miei giocatori preferiti all'epoca giocava nell'Inter, che era Diego Milito, il principe. Eh, e quindi per, sono andato, è stata una bella serata, tra l'altro tutti lì eh, dicevo, mi chiedevano se ti favo Inter, e dicevo no, io tifo Fiorentina, però sono venuto perché per me è una specie di, tra virgolette, vendetta, perché quell'anno il Bayern ci sconfisse, ma in maniera, uh. diciamo, dis disonesta, con un gol di closing in netto fuori gioco, due metri, quindi per me era una, riv una rivincita quindi ti favo... Prima di tutto si tifa sempre la squadra italiana in Europa, a prescindere secondo me, però poi l'Inter ancora più facilmente perché con, due, con due, un giocatore, un allenatore come Mourinho e appunto Milito era molto più facile supportare l'Inter quella sera e tifosi gli Interisti gentilissimi e tra l'altro alcuni mi dissero anche per farmi piacere che ci dovrebbe essere stata la Fiorentina, ci sarebbe dovuta essere la Fiorentina in finale, Io ho detto no non lo so, quelli erano solo gli ottavi contro il Bayern, però ecco, ho questo ottimo ricordo di Milano e dei tifosi interisti quell'anno, sinceramente Ma sì, ma guarda, eh, ripeto quando il calcio eh, viene affrontato in maniera onesta, intellettualmente quando... Eh, eh, si anche la voglia di riconoscere i meriti delle altre squadre quando ci sono e i demeriti quando ci sono, quell'anno lì me lo ricordo bene: per me è indimenticabile: abbiamo fatto la manita, cioè abbiamo vinto cinque trofei in un anno, il triplete su tutti, evidentemente mi ricordo bene la situazione a Firenze, quello che è successo ed è stata una cosa, una cosa brutta. E, e, e capisco perché quando ti succede e ti colpisce direttamente, ti fa male, no? da, da, da tifoso della Fiorentina, ma da sportivo in generale. Quindi, comunque che tu ti sei in quel momento rincarnato un po'. Nel tifoso nero azzurro hai goduto nel vedere la vittoria dell'Inter ti ha un po' ripagato, no? hai detto: hai visto? Avete fatto eh, evidentemente un qualcosa di non correttissimo. questo non è colpa del Bayern, è colpa di chi ha gestito in quel, in quel momento certo, la, la partita. E quindi l'Inter, diciamo, ti ha, ti ha regalato a noi principalmente e poi anche a te, dai, disponda un po' di, un un di goduri. Diciamo, eh, certo, del... Ma certo, ma no, certo, ma certo. Tra virgolette vendetta sportiva, perché non si parla mai di vendetta vera, no? Di... Ma no, ma assolutamente, assolutamente in maniera goliardica di vendetta sportiva. Certo. Dunque, ecco, quindi ho un, un ottimo ricordo dell'Inter, poi, vabbè, io sono un grande appassionato di giocatori argentini, quindi come Batistuta. Passarella, Fiorentina, posso ricordare grandi argentini come Milito, Cambiasso, Zanetti, Samuel. No? Anche l'Inter ha una grande storia di giocatori argentini. Insomma... E poi oltretutto alcuni di questi, Passarella è passato Inter-Fiorentina, Battistuta-Fiorentina-Inter. Qui ci sono anche dei, dei giocatori che comunque ci siamo scambiati no? nel tempo e quindi, e quindi bene così. Insomma. Poi l'anno scorso avevate il nostro, nuovo il nostro nuovo gioiello ritornato, Biraghi, che da noi sta passando bene. <ride> Purtroppo vi abbiamo rimandato che non è proprio un campione. Sembrava quando venne pre prelevato dal, dalla, dal campionato francese potesse essere un crack, ma purtroppo non ha, mai, non ha mai dimostrato quello che ha dimostrato nel campionato francese. Sì, no, beh, la colpa non è di D'Alberto, la colpa è di chi ha speso 22 milioni per andarlo a prendere, per chi ha valutato, ma non solo D'Alberti, faccio esempio Lazaro, cioè noi tra Lazaro e Dalberto abbiamo lasciato lì quasi 50 milioni. Eh, e quindi la colpa non è del giocatore scarso che viene qua è eh, di chi lo valuta, lo segue e, e pensa che sia il giocatore per l'Inter in realtà eh, con tutto rispetto per la Fiorentina neanche Dalbert vale la Fiorentina cioè molto meglio e molto più giocatori Biraghi ricordo che Biraghi l'anno scorso è stato l'uomo assist più importante dopo Gonsens come esterno sinistro perché Gonsens ha fatto 8 assist e Biraghi ne ha fatti 6 Proprio l'altra sera ha fatto l'assist per i gol di Kwame con lo scambio Kwame-Bonaventura. Eh, Quindi dei due io son, sono d'accordo con te, mi sarei tenuto Biraghi, eh, perché sì. Dalbert è proprio impresentabile. Poi ovviamente voi avete preso Hakimi, che forse è uno dei più, dei più grandi, se non, il, uno dei, se non il più forte, o comunque se la gioca con altri due o tre, uno degli esterni più forti d'Europa comunque. Giovane ma uno biraghi, è più forte. In assoluto. In assoluto, quando è entrato, infatti ha fatto subito male alla Fiorentina, cioè di lì poi hai, visto, hai notato che Akimi è, è sicuramente un giocatore che dalla metà campo in su è quasi un'ala aggiunta, no? Eh, ti e dà spazio. Hakimi, una velocità, anche una frequenza di passi impressionante. e Infatti, poi il gol di Lukaku è arrivato proprio su, su una iniziativa tra Sanchez e Akimi, e da lì, ragazzi, da lì mi aspetto tanto, da quella fascia destra mi aspetto veramente tanto. Certo. Vabbè, quindi andando un po' alle ultime diciamo le ultime domande cosa ti aspetti da questo campionato cosa ti aspetti dall'inter e cosa ti aspetti in Europa il campionato mi aspetto di vincere io non, non mi voglio nascondere eh, non sono uno che mette il dito e si nasconde dietro a, a, al niente l'inter è stata costruita in questi anni di, di Suning eh, e siamo arrivati a un punto che secondo me eh, a parità di Rosa, non siamo così dista distanti dalla Juve. Quindi, ovviamente, abbiamo visto anche ieri, Ronaldo è un mondo a parte. Cioè, Ronaldo 2, eh, ieri ha fatto due gol, ma non sono solo due gol. Ronaldo 2, Roma 2, mi viene da dire, perché Ronaldo è veramente un fenomeno. Però, nella completezza di squadra, secondo me l'Inter è, è, è... Scusa, ma è, ho 30-35, no, chiamate sicurati, in arrivo. No. Invece, in Europa, in Europa, vorrei quantomeno passare i gironi cioè vorrei vedere un Inter che passa i gironi e poi dagli ottavi in poi ce la giochiamo con la squadra che passerà dall'altra parte del girone. Voglio andare più avanti possibile. Più avanti possibile. Perfetto, adesso le ultime domande sono speed round, quindi sono lo speed round è una domanda a risposta secca, appunto. Ti faccio cioè Senti Daniele, cosa quindi ti ho già chiesto, secondo te chi vince lo scudetto? Quindi questa sarebbe stata la prima domanda, ma appunto l'Inter secondo te vince lo scudetto? Eh, se la gioca la Juve è, è, è la favorita perché viene da nove anni di egemonia, però quest'anno non ci nascondiamo. L'Inter deve, quantomeno, quantomeno, arrivare lì con la Juve, ma veramente, veramente lì con la Juve, cioè arrivare all'ultima giornata con due punti di distacco e ce la giochiamo. Se poi arriviamo prima senza farmi soffrire così tanto come con Inter Fiorentina meglio ancora. Ma dobbiamo vincere, certo. Secondo eh, te, chi vince la Champions League quest'anno? Wow. Eh... La squadra che al momento, non perché l'ha appena vinta, ma che vedo più quadrata, più forte, al momento è il Bayern. E poi il Bayern arriva sempre lì, ragazzi. O oh, non c'è un anno che non arriva in semifinale o in finale, è incredibile. Il Bayern è una squadra fortissima, anche se poi ha perso, adesso ho visto <ride> la, 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 la scorsa partita, ha perso con l'Offenheim. Però mi sembra la squadra più attrezzata. Il Barcellona non si è rinforzato, il Real Madrid non si è rinforzata, eh, il PSG... Eh, sì, tante cose, ma poi alla fine, anche come vedi quando arriva in finale, non ce la fa. Quindi secondo me il Bayern è la squadra più completa, più quadrata. Io dico Bayern o Liverpool, una delle due secondo me. Sì, Liverpool diciamo che è una delle squadre che anche questa negli anni insieme a Klopp eh, è cresciuta tantissimo. Quindi, diciamo... Però la vedo proprio quadrata, il Bayern è una squadra tedesca classica e quando ti viene addosso ti fa male. Eh, terza domanda, Cosa ne pens dove pensi arrivi la Fiorentina quest'anno? Guarda, io ho fatto un video dove facevo la griglia di quello che secondo me prima dell'inizio del campionato, evidentemente poi adesso da qui al 5 ottobre, quando finirà il campionato, ragazzi, magari la Fiorentina compra tre giocatori stupendi, oppure da via Chiesa, e poi cambiano gli equilibri. Poi, secondo me, la Fiorentina si gioca insieme a Milan, a Roma e Lazio: l'accesso al quarto posto, cioè tra l'Europa League alta e il quarto posto. Perché, secondo me, ripeto, non perché ci sei tu qua, ma l'avevo fatto prima il video che tu me lo chiedessi. Secondo me è la Fiorentina la squadra rivelazione quest'anno. Quindi ti ringrazio, di, mi fa, di, fa di, molto di piacere. L'Europa alta. Alta. Ti ringrazio, fa molto piacere. Quarta domanda, tuo giocatore preferito in assoluto? È Ronaldo, ma non Ronaldo Cristiano. No, fenomen <ride> un fenomeno. Luis Nazario da Rima è stato un giocatore che non so, mh, non so se potrò rivedere un giocatore della sua, della sua forza, della sua tecnica, della sua velocità. Era un giocatore veramente pazzesco. Troppo ricordo, forte, ce l'ho nel cuore, ricordo la partita eh, Ronaldo battistuta contro il resto del mondo. Quelle, quelle, quelle partite ah. calcio all star, dove c'era cioè Ronaldo e Battistuta davanti, facevano quello che volevano loro Ma anche adesso. Che Ronaldo, alla mia età, perché siamo dello stesso anno con la pancia grasso, lento, io lo vedo quando fa delle partite di beneficenza eh, o delle partite 7 a 5. Cioè, ragazzi, tu nasci, fenomeno e rimani, fenomeno e eh, Ronaldo è uno, è uno di quelli Gli la togli la palla dai, dai no, 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 non c'è poco da fare anche da... Da ti, fa ti fa diventare matto quinta domanda eh, ultima cosa ti aspetti dal progetto Prince nell'azzurro Azzurro per, per il futuro più vicino o più lontano appunto ma guarda io Guarda, e questa è la verità, se mi segui lo sai, io non sono mai partito per mettere dei numeri in copertina, per dire, ah, ho 25, 30.000, 100.000 follower, non è quello l'importante, l'importante è portare contenuti, far capire alla gente che quello che tu lo stai facendo, lo stai facendo perché ti piace, perché amore per il calcio, e amore per l'Inter. E poi dopo tutto ti torna, se tu ti presenti bene, ti poni bene, e poi dall'altra parte eh, ti arriva il bene che tu comunque cerchi di far, di far trasparire, no? quando, fai, quando vado a prendere i giocatori che sto 8 ore all'aeroporto. Eh. Otto ore sotto la sede, vado a San Siro, vado, vado a prendere l'aeroporto, li porto al CONI. Questo è amore, non lo fai per i numeri, lo fai perché porti un contenuto a gente. Magari ci sono tanti interisti come, eh, come te che abitano all'estero e portargli un contenuto di otto ore dove vedono giocatori, vedono lo stadio, vedono l'atmosfera, per loro è una cosa importante. E per me è importante questo, unire, certo. unire con l'amore verso il calcio. In Una cosa sì, che dico, se no sembra che, io, che lo abbia detto, che io sono interista all'estero, io sono Viola Fiorentino all'estero e sto intervistando appunto... No, no, per... certo, no, no, io intendevo come te, persone che sono all'estero, no, come che sono certo, tanti eh. interisti, cioè, mi, mi scrivono dall'Iran, dal Canada, eh, mi scrivono dal Brasile vogliono vedere delle cose inedite, perché Sky certo. ti fa vedere 30 secondi di servizio. Io ti porto tutta la situazione, e certo. quindi se riesco lo faccio. Quindi diciamo, tra blogger, ma ti, io ti vedo rispetto a, a altri youtuber, ti vedo un po' anche quasi, tra virgolette, più giornalista, perché vedo vai, fai le interviste ai tifosi, a volte io non vedo altri youtuber fare questo. Vedo, per esempio, hai dietro di te un pannello, un panel, un panel, un pannello come dire, con tutte le tue. Come si vedrebbe appunto in Sala Stampa? Quindi ti vedo un po' con la mentalità più da giornalista che da, che da youtuber e blogger, diciamo. Sì, diciamo che allora anche l'immagine è importante, no? Quindi cerco di dare di me l'immagine di, di quella persona seria che dà dei contenuti seri e che porta delle notizie con le quali poi ci si può, ci si può confrontare. Ripeto, non ho. Non ho ho, il mio interesse non è che tutti siano d'accordo con me, il mio interesse è che tutti abbiano voglia di confrontarsi con me, come stiamo facendo io e te. Ecco, questo è, è diciamo, il focus, no? il target che, che ha preso azzurro. Questo è tutto qua. Poi ci, ci diresti il segreto di come fai a avere sempre il ciuffo così perfetto? Allora, io non ho il ciuffo come te, però non ce la faccio mai <ride> a averlo per, perfetto. Quindi quella è una cosa che credo altri... Io, Utenti nei commenti abbiano scritto Prince, sì. è sempre perfetta, appunto. Sì, no, ma è fortuna, diciamo che sono lo zanetti del, degli, degli youtuber, no? dei vlogger, nel senso che è, è ragazzi, veramente io non, non faccio niente. È così, chiaro, quando poi mi agito vedi i capelli che scendono, ma solitamente mi sveglio così, mi pettino raramente. È proprio fortuna, dai, sono fortunato quei capelli. Comunque, ecco, ok, siamo arrivati alla conclusione. Io ti ringrazio, Daniele, per essere stato ospite sì. qui. È stata un'intervista un po' più breve, ma giustamente abbiamo. Te hai molti impegni anche perché dopo essere stata invitata ai Facchetti Awards, vedo che ti contattano dappertutto, sei ospite dappertutto, quindi è un'ottima cosa. Mi fa piacere, sei una persona competente, quindi ti ti ringrazio. No, grazie, a no, grazie a te, grazie eh, a te. Io, come ti ho detto, sono un canale piuttosto nuovo, sto iniziando, quindi per me è un, è un grandissimo onore averti come ospite. Dopo aver avuto Asso e altri ospiti interessanti, sicuramente. Eh, ti auguro, ti faccio un in bocca al lupo per il canale e per, per altrettanto, il Altrettanto. Per il lupo, ti ringrazio. E detto questo, questo era il settimo episodio dell'Angolo del Pallone. Abbiamo avuto Daniele Prinz Nerazzurro come ospite. Un saluto a tutti i tifosi Viola e se lo guarderanno a tutti i tifosi interisti e delle altre squadre. Assolutamente, un saluto a tutti. Assolutamente. Grazie mille. grazie mille. Ciao Daniele, buona serata. Ciao, ciao, ciao grazie a te. Ciao, 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 ciao Gabri.